Ciao a tutti gli amici di Technost e benvenuti a questo focus dedicato alle capacità desktop del Samsung ATIV Smart PC. Prima di tutto ringraziamo gli amici di Global Work Mobile per questo Smart PC che abbiamo per la nostra prova. Bene, vado velocemente a alloccare lo Smart PC con un tasto, vedete, l'ho subito sbloccato, o meglio ho attivato la lock screen. Andiamo un secondo prima a vedere quelle che sono le caratteristiche della tastiera. Vedete, il tablet è stato inserito direttamente all'interno della base, è incastrato in questa fascia qua ed è possibile sbloccarlo premendo il tasto centrale. Abbiamo qui sulla base, vi ricordo, due porte USB, vedete, una qua a sinistra e una qua a destra, e di qua abbiamo il connettore dell'alimentazione. Andiamo a ingrandire velocemente la tastiera. La tastiera ha una buona battitura, diciamo, veramente buona, ha delle dimensioni piuttosto accettabili, i tasti sono grandi e ben spaziati e la corsa è veramente buona. Abbiamo tutta una serie di tasti in seconda battuta possibili con il tasto FN, tra cui il richiamo rapido delle impostazioni, la luminosità, l'attivazione dell'uscita, perché vi ricordo che il Samsung ATIV supporta l'uscita HDMI, il blocco del touchpad, il mute, aumentare o abbassare il volume, l'attivazione e disattivazione delle connessioni Wi-Fi. In seconda battuta abbiamo anche il tasto destro, e page up, page down, home e fine. Vista la tastiera, concentriamoci adesso sul Samsung ATIV e le sue peculiarità come prodotto desktop, quindi per un utilizzo prettamente desktop. Bene, andiamo innanzitutto a, scusate, zoom un pochino così magari si vede meglio, eccolo qua. Andiamo a sbloccare il terminale semplicemente spostando la freccia in alto e in realtà ci troviamo qui nel tasto start. Qui possiamo muoverci tranquillamente e con le frecce, vedete, o anche con il cursore. Con il cursore abbiamo una serie di shortcuts, per cui se andiamo in alto andiamo direttamente in modalità desktop, una parte in basso niente, in alto a destra richiamiamo subito la chat bar, ugualmente in basso a destra, scusate, richiamiamo velocemente la chat bar sempre. Con il tocco di due dita richiamiamo l'equivalente del tasto destro. Bene, entriamo nel desktop. Innanzitutto il desktop su Windows 8 viene visto come nient'altro che come una vera e propria applicazione. Se io apro quindi un'altra applicazione, faccio Alt Tab e ho il desktop aperto, vedo il desktop e viene visto come se fosse un'applicazione. Nonostante il tablet sia collegato alla basetta, noi possiamo continuare tranquillamente a usare tutte le gesture proprie del tablet. Quindi per chiudere questa applicazione facciamo lo swipe dall'alto verso il basso, come vi ho fatto vedere nel focus dedicato all'interfaccia Metro UI. Bene, torniamo quindi nella parte desktop velocemente, eccola qua. Cosa abbiamo di sicuramente interessante? Ma la parte desktop è molto interessante soprattutto perché l'architettura di questo device è un'architettura x86. Vi ricordo, abbiamo un Atom dual core, uno Z2760. In quanto architettura x86 può utilizzare Windows 32 bit classico e in questo modo possiamo installare tutte le applicazioni che noi installeremo normalmente su Windows 8. Faccio per esempio riferimento a VLC l'ho scaricato, eccolo qua. Se adesso vado ad aprire un file, apro per esempio un MKV che utilizzo normalmente per le mie prove sul multimediale, ecco qua, già ero all'interno della cartella test MKV, prendo un 1080p, vedete qua, doppio clic, con l'FN il volume, aumento anche il volume, eccolo, vede il Samsung ATIV non ha assolutamente nessun problema nel riprodurre questo MKV a 1080p. Bene, torniamo alla interfaccia, scusate, eccola qua, all'interfaccia classica del desktop come dicevamo, architettura x86, possiamo installare qualunque applicazione, quindi oltre al classico browser Microsoft Internet Explorer possiamo installare anche Chrome e Firefox. Vediamo un attimo velocemente le peculiarità di questi tre browser su questo sistema. La bellezza di Internet Explorer è che rimane perfettamente compatibili con tutte le gesture normalmente utilizzabili nella sola parte tablet, e vedete tra l'altro con quale fluidità
Internet Explorer risponde alle gesture. Possiamo tranquillamente usare anche il cursore, muoverci sulla barra laterale o usare una gesture di due dita sul touchpad per scorrere su e giù. Vedete, anche molto velocemente e in modo anche abbastanza pratico. Abbiamo anche sempre la gesture del pinch to zoom, anche questa vedete quanto sia estremamente fluida. Andiamo a caricare un sito che adesso utilizzeremo per la nostra prova su tutti e tre i terminali. Eccolo qua. E vediamo come si comportano. Questa è Internet Explorer 10, vedete decisamente, a parte qui un attimo adesso per sta ancora caricando la pagina, vede comunque il movimento è molto molto buono, ecco, ma smettito subito. Sta ancora caricando la pagina. Eccoci qua, vedete qui queste sono tutte animazioni in flash, perché Windows Internet Explorer è perfettamente compatibile e col flash integrato. Vede, la fluidità è ottima e anche il pinch to zoom. Tanto per farvi vedere le capacità flash di Internet Explorer 10, richiamiamo il noto sito dell'Alfa Romeo. Noto perché, a parte per la bellezza delle macchine che produce, questo può essere sicuramente opinabile, ma per la pesantezza del sito, che è quasi interamente realizzato in flash. Vediamo se, scusate, non ho premuto invio. Eccolo qua. Premuto? Direi di sì. Evidentemente no. Cosa ho fatto? Scusate, ho qualche problema a capire il funzionamento di questa cosa. Io ho selezionato, ma aspetterei che parta la... No, scusatemi. Ecco, intanto sono queste cose per cui il cursore sembra quasi che si del touchpad non reagisca. Non capisco se si disconnette la tastiera o cosa. Vediamo, Alfa Romeo. Eccolo qua, adesso sta caricando. E dicevo, il sito dell'Alfa Romeo completamente realizzato in flash. Vedete l'avviso iniziale, ma subito dopo, eccolo qua, è come se si accorgesse che in realtà il flash è integrato all'interno di Internet Explorer e parte in automatico. E devo dire che tutto sommato è anche abbastanza fluido. Vedete, non ci sono particolari problemi. Certo, sicuramente non è l'esperienza più fluida avuto su questo sito con un terminale di fascia desktop, ma decisamente, ecco, non ci possiamo lamentare, insomma, sicuramente l'esperienza, come vedete, è positiva. Quindi un plauso all'integrazione del flash all'interno di Internet Explorer e all'ottima realizzazione su questo Samsung Ative Smart PC. Andiamo quindi, adesso abbiamo visto l'Internet Explorer, andiamo a vedere Chrome e richiamiamo, come vi dicevo, il sito di XDA. Vediamo di cercarlo un secondo. Eccolo qua. Nel frattempo il sito si sta caricando. Anche Chrome è compatibile, almeno parzialmente, con le gesture del tablet. Se smette di caricare vi faccio vedere, funziona perfettamente la possibilità di scorrere dall'alto verso il basso, ma non supporta il pinch to zoom. Vediamo se riusciamo a far vedere questa cosa. Ancora sta caricando. Ovviamente io vi sto facendo vedere il gesture, ma è tranquillamente il tutto utilizzabile anche con il semplice touchpad, e ci mancherebbe altro, insomma, stiamo usando l'interfaccia desktop, però voglio vedere che non funzioni con il touchpad. Mi carichiamo un attimo questa pagina che sembra avere più di qualche problema. Ecco, ogni tanto questo succede, è come se Chrome si paralizzasse sotto Windows 8. Adesso non so se è un problema di Chrome specifico o di Chrome su questo Ative Smart PC. Sicuramente Windows 8 ancora un pochino deve migliorare in questo senso. Riproviamo, vediamo se adesso siamo più fortunati.
Sta ancora ovviamente caricando la pagina. Ecco, la pagina sembrerebbe, no, in realtà sta ancora caricando e non riesco proprio a farlo muovere. Niente. Oggi proprio, ragazzi, scusatemi, ma non ne vuole sapere di muoversi. Va bene. Vediamo quindi Firefox, bocciatissimo Chrome. Vediamo Firefox e utilizziamo sempre lo stesso sito, XDA. Eccolo qua. Firefox anche, così come Chrome, prendetelo per buono, l'ho provato personalmente altre volte, non ho avuto di questi problemi, non so perché a volte si paralizza. Dicevo, Firefox come Chrome e come Internet Explorer, vedete, reagisce tranquillamente al tocco delle dita. Devo dire che però non con la stessa fluidità di Internet Explorer. Possiamo anche qui effettuare un pinch to zoom, ma veramente la velocità di questo pinch to zoom lascia molto ma molto a desiderare, non è neanche lontanamente avvicinabile alla velocità di Internet Explorer da questo punto di vista, vedete? È più quasi come l'equivalente di premere un CTRL più CTRL meno, insomma, non ha assolutamente la fluidità necessaria. Non di meno però funziona bene, vedete, posso usare anche le gesture sul touchpad per scorrere tranquillamente la pagina su e giù. Bene, abbiamo visto anche, ecco, sul touchpad funziona anche il pinch in e pinch out, sempre su Firefox. Bene, abbiamo visto quindi la possibilità di installare tranquillamente più browser. Vediamo che oltre ai browser possiamo installare anche l'intero pacchetto Office, perché no? Questo è l'Office 2010. Ciao a tutti da Technolost. Vedete, devo dire che il funzionamento è decisamente buono, cioè non ci sono assolutamente problemi di sorta e il tutto funziona senza particolari problemi. Io posso mettere in grassetto, in corsivo, aumentare il corpo del testo a 40, eccolo qua. Vedete, non ci sono problemi quindi nell'utilizzare tranquillamente Office. Posso lasciarlo aperto e aprire per esempio anche Excel. Vedete la rapidità tra l'altro con cui si aprono queste applicazioni, tutto merito sicuramente dell'SSD presente all'interno del Samsung Native. Posso ovviamente effettuare un'altra tab, eccolo qua, e scorrere tra tutte le applicazioni aperte. Vi ricordo il desktop figura come applicazione anch'essa. Altresì posso tranquillamente fare la swipe destra-sinistra. No, questo non funziona, questo funziona solo dell'applicazione Metro UI e quella del desktop, quella all'interno del desktop solo con Alt Tab. Bene, lasciamo anche le applicazioni aperte e vediamo adesso alcune altre informazioni. Per esempio, io ho collegato, come penso avete visto all'inizio, una pennetta. Vi faccio vedere adesso anche il comportamento, per esempio, rispetto a un PDF. Questo è un PDF da ben 18 mega, quindi PDF abbastanza corposetto, eppure vedrete che il Samsung Native non ha decisamente difficoltà ad aprire questo PDF. Eccolo qua. PDF abbastanza grande, contiene molte immagini, come potete vedere. Anche qui è possibile scorrere con le dita, eccolo qua, anche se decisamente la fluidità lascia alquanto a desiderare, ed oltre a poter scorrere con le dita è possibile anche effettuare il pinch to zoom sempre con le dita, ma anche in questo caso vedete la fluidità del pinch to zoom, se quanto, per quanto migliore rispetto a quella presente su Firefox, per esempio, comunque secondo me ancora non è a livelli di Internet Explorer, ovviamente, quindi non è molto pratica da utilizzare nell'uso quotidiano. Ciononostante, vedete, è possibile anche utilizzare le dita per spostarci all'interno dei PDF abbastanza agevolmente. Quindi abbiamo visto che il comportamento del Native è molto buono per quanto riguarda la parte desktop. Abbiamo tuttavia ancora alcune ottimizzazioni che devono essere fatte. E vi faccio vedere subito a che cosa mi sto riferendo. Sembra come se l'ottimizzazione dei driver della parte desktop ancora non sia completa.
Vi dico infatti che da quando ho questo ATIL Smart PC, più o meno da 5-6 giorni, ho ricevuto una valanga di aggiornamenti su base quotidiana, cioè un continuo aggiornamenti su aggiornamenti, evidentemente perché ancora e Windows 8, ma anche lo stesso Smart PC della Samsung devono ancora essere migliorati. Cosa succede se io, per esempio, comincio a copiare una serie di informazioni sul mio terminale e provo a continuare a lavorare? Adesso andrò a copiare questa cartella di MP3 che contiene più o meno, vedete, una decina di giga di MP3. Guardate cosa succede in questo caso. Diciamo che questa cosa mi ricorda un pochino quello che succedeva una volta quando ancora non esisteva il DMA, il trasferimento DMA per l'hard disk. Ecco qua, adesso sto incollando questa cartella. Vedete tra l'altro la velocità con cui vengono trasferiti i file. La scheda è molto veloce, ma è molto veloce anche lo slot dell'ATIV perché è 2.0. Bene, adesso rimpicciolisco e provo, per esempio, vedete che il cursore comincia ad andare a scatti ogni tanto? Ecco, io provo a navigare, vediamo che succede. Chiamiamo il sito di Repubblica, sito naturalmente abbastanza pesante, e vediamo come si comporta il Samsung ATIV Smart PC. Ecco, devo dire nella navigazione non ci sono. Ecco, ogni tanto vedete con la copia dei file sotto, devo dire che un pochino il sistema ne risente. Ne risente anche nelle gesture. No, nelle gesture sembra andare abbastanza bene perché vedete più o meno la charm bar risponde velocemente, così come altrettanto veloce il tasto destro qui non c'è, ovviamente. Ok, Chambar funziona, il sito si sta piano piano riprendendo, però vedete che non è sicuramente, non ha le performance migliori, diciamo, ecco, se oltre a, ecco, adesso ho provato a chiuderlo e non si chiude nemmeno, vedete, il sistema è un pochino rallentato. Se adesso provo, ecco, provo a fare un tasto destro sulla barra, non riesco a richiamare neanche quello, eccolo qua finalmente, gestione attività, andiamo a vedere per curiosità quanto è impegnata la CPU. Devo dire che la CPU in realtà è impegnata pochissimo nel trasferimento file perché è l'1%, però nel complesso mi sembra che il sistema sia decisamente rallentato. Ecco, la CPU, oddio, in realtà sta ben al 50%, 1,2 GB di memoria su 1,9 e il disco sta al 100% di utilizzo. Ecco, devo dire insomma che c'è sicuramente ancora qualche, non riesco addirittura più a chiudere Internet Explorer. Devo dire che c'è sicuramente qualche ottimizzazione ancora da fare. Ecco, questo me lo porta a casa, non si chiude proprio più. Devo dire che c'è ancora qualche ottimizzazione da fare per quanto riguarda i driver sulla parte desktop di Windows 8. Ciononostante, il comportamento del Samsung ATIV Smart PC per l'uso quotidiano e per lavori non troppo intensi, tutto sommato non è niente male. Proviamo ad aprire l'ultima cosa Word e vediamo come si comporta. Già, vedete, l'avvio ci mette un po' di più rispetto a prima, che era stato veramente immediato. Eccolo. Non riesco ad arrivare a selezionare. Ecco qua. Ciao. Eh sì, anche la scrittura devo dire che è decisamente rallentata. Ecco, insomma, vi confermo quello che vi ho detto, sicuramente deve essere ancora un po' ottimizzata, qua arriva adesso il testo che ho scritto, deve essere ancora ottimizzato sicuramente tutto il sottosistema driver per quanto riguarda Windows 8. Per questo speciale dedicato alla modalità desktop del Samsung ATIV Smart PC è tutto, ancora una volta grazie per avermi seguito e un saluto da Technost.